Ci troviamo al centro di Roma, tra via Ripetta e via del Corso. Alle mie spalle c'è un palazzo abbandonato che è l'ex ospedale del San Giacomo. Una struttura che era un'eccellenza romana è stata sostanzialmente chiusa nel 2008 e oggi, come non mai, dopo il Covid, siamo di nuovo qui tutti quanti a renderci conto, oggi è innegabile, di quanto sia fondamentale avere dei presidi sanitari pubblici disseminati in tutto il nostro vastissimo territorio capitolino. L'Assemblea Capitolina già nel marzo di quest'anno aveva chiesto sostanzialmente la riapertura di quattro poli: il Forlanini, il San Giacomo, il Nuovo Regina Margherita e il San Gallicano. Il Forlanini chiaramente è una struttura enorme, gli altri sono dei presidi più piccoli che si trovano al centro di Roma e costituiscono dei poli fondamentali. Questo potrebbe essere riattivato non tanto come ospedale quanto da subito come luogo nel quale si possono effettuare delle prestazioni ambulatoriali o si possono effettuare degli esami diagnostici di alto livello, soprattutto perché proprio su via Ripetta c'è un'entrata dalla quale si accede ad ambienti che erano stati rifatti da poco. Siamo qui chiaramente con il professor Biferali, siamo qui con tanti medici, ex medici del San Giacomo, con cittadini, c'è il presidente dell'Associazione dei Commercianti del Centro, ci sono tante voci che ascolteremo e che chiedono la riapertura di questo presidio, perché è fondamentale che la sanità sia pubblica, è fondamentale che la sanità sia per tutti i cittadini, è soprattutto fondamentale in un momento come questo, per esempio, trasformarlo da subito in un punto che può essere di supporto per il Covid. Ricordiamoci che comunque in questo periodo i contagi sono ancora molto alti, spesso negli ospedali vengono presi pazienti Covid e tanti pazienti ordinari vengono lasciati fuori, perché ovviamente, a meno che non ci siano operazioni d'urgenza, tutto il resto viene rinviato. Questo è un dramma nel dramma. Il Covid sta generando una serie di problemi a cascata che noi, se riuscissimo a riattivare dei poli sanitari pubblici, potremmo arginare. È una battaglia giusta che dobbiamo fare insieme. Allora, sono contento di questa iniziativa della sindaca, che ha voluto dare voce a noi medici, a noi operatori della sanità, ai cittadini, per, diciamo, come dire, togliere il silenzio su questa struttura. Dal 2008 questo ospedale è chiuso, sta andando in abbandono, non si sono certezze della sua destinazione, che deve essere esclusivamente quella dell'ospedale, come dice il lascito dei suoi eredi. Questo ospedale era un grande ospedale, era un ospedale di eccellenza, è stato chiuso per una decisione che i cittadini romani non hanno capito, non hanno giustificato. Quindi spero che la regione sia sensibile alle nostre istanze, alle istanze dei cittadini di Roma. Sono la promotrice di una petizione che si va a legare ad una petizione precedente nata 12 anni fa per la riapertura di questo ospedale. Questo ospedale serve che venga riaperto, serve che comunque non si perda l'istituzionalità di questo ospedale. Per cui io continuo a sollecitare tutte le persone che vogliono difendere questo ospedale a firmare la petizione, a far sentire la propria voce, perché non ci arrendiamo. Noi siamo qua come 12 anni fa, quando è stato chiuso, per ribadire l'importanza di un presidio medico qua in centro, perché le frequentazioni sono tantissime, specialmente nei periodi natalizi o altri periodi, in periodi in cui ci sono molti turisti. E se qualcuno prende un ictus oppure un infarto in un negozio, il nostro negozio, la nostra commessa o qua in strada, quando c'è bisogno di arrivare in ospedale il prima possibile, oggigiorno per arrivare al Santo Spirito ci si impiega troppo. Questo è un ospedale che ha salvato tantissime vite e noi vogliamo che ritorni ad essere un punto focale qua in centro per la sicurezza di tutti. La mia postazione era qui dentro il San Giacomo, per cui ho vissuto la tragedia proprio della chiusura di un ospedale, vedersi il portone, lo dicevo prima alla sindaca, un portone di ospedale chiuso, per me medico, è una cosa inconcepibile. Abbiamo lottato insieme ai cittadini, abbiamo lottato anche col professor Martelli per il Forlanini, purtroppo siamo rimasti sempre inascoltati, perché prevale sempre il discorso economico. Non c'è costo che tenga, la salute prima di ogni altra cosa.